Dunque, allora, ciao a tutti. Oggi facciamo questa sesta chiamata del nostro grande giro di call che stiamo facendo sul gruppo Facebook Office 35, Sviluppatori Office 35 Italia. E oggi vedremo, facciamo una chiamata, poi come sempre siamo liberi tutti sono liberi di domandare, di prendere parola, eccetera, eccetera. In generale cerchiamo di fare queste chiamate con una cadenza, insomma, abbastanza frequente, però quello che ci è mancato finora è l'interazione con le persone. Oggi vedo che siamo qualcuno e se avete domande mi raccomando, prendete parola o scrivete nulla nella chat, diciamo sia io che Emanuele, Fabio ci raggiungerà, spero. Comunque, vi dicevo, oggi parliamo delle novità dell'ultima versione rilasciata di SharePoint Framework, la 1.7. Dunque, in generale, un breve recap di cos'è SharePoint Framework: è il tool che possiamo usare per modificare SharePoint Online e estendere quella che è l'esperienza moderna che c'è adesso su SharePoint Online, quindi tutta la suite di nuove visualizzazioni, nuovi siti all'interno di SharePoint Online. Con SharePoint Framework possiamo implementare web part oppure delle estensioni, quindi modificare parti di questa interfaccia. È un framework che è ormai fuori da un paio d'anni e che dalla release iniziale ha fatto già 7 release pubbliche. Infatti siamo alla 1.7. È un framework che viene tenuto continuamente aggiornato da Microsoft per darci modo a noi sviluppatori, a noi professionisti che lavoriamo con Office 365 di personalizzare SharePoint Online. Oggi ci tenevo, insomma, a vedere tutti insieme quelle che sono le novità che sono arrivate in questa nuova versione del framework. Perché diciamo sia la 1.6 che la 1.7 sono delle release che sono abbastanza importanti, insomma, per lo sviluppo con questo tool. La 1.6 perché ha aggiunto in general availability la possibilità di fare le chiamate alle Graph API. Era un'opzione già presente nella 1.4, però in preview e quindi è stata messa disponibile per la produzione nella 1.6. Ovviamente ci porta amplia, diciamo, notevolmente lo spettro di cose che possiamo fare all'interno di SharePoint Framework. La 1.7 è una release molto importante perché porta in general availability due punti. Il primo, Dynamic Data, secondo me è molto molto utile per lo sviluppo di web part all'interno di SharePoint Online, e poi ci porta anche il supporto per 2019. Ci ho messo un bel asterisco perché fondamentalmente quello che arriva con la 1.7 è cioè il fatto che il generatore ci permette di generare delle soluzioni che vanno bene anche per SharePoint 2019. Però ricordatevi che SharePoint 2019 garantisce il funzionamento delle personalizzazioni fatte con SharePoint Framework fino alla versione 1.4.1. Ok, molto importante questo. Mentre invece 2016 si era fermato alla 1.1, se non sbaglio. Bene, poi sempre in questa release abbiamo un set di funzionalità che vengono rilasciate in preview. Cosa significa? Che sono disponibili per lo sviluppo, però Microsoft non ne consiglia l'utilizzo in ambienti di produzione. Perché? Perché è probabile che nella prossima versione di SharePoint Framework cambi qualche nome di classe, qualche funzionalità o qualche modalità di sviluppo di questi aggiornamenti. Sì, mi sa di sì. Ok. Il primo tra questi sono le web part domain isolated. Che cosa vuol dire? Praticamente dalla versione 1.4 fino alla versione 1.6, quando si faceva una web part che utilizzava le Graph API, era necessario, no, richiedere all'amministratore del tenant il consenso di utilizzare una particolare API di Graph. E
E qual era il problema? È che una volta abilitata, cioè dato il consenso a una singola web part, per esempio, una singola soluzione SharePoint, per l'utilizzo magari di un, non so, di una chiamata a leggere tutti i gruppi oppure a leggere tutte le mail di un gruppo, questo stesso consenso era dato dall'amministratore in realtà per tutti le applicazioni all'interno di SharePoint Online. Quindi, per esempio, in un tenant dove lavorano persone differenti, questo ovviamente era un problema perché cioè è tuttora un problema perché una web part può utilizzare dei consensi che sono stati dati magari per un'altra web part. Con le domain isolated web part, fondamentalmente, invece, abbiamo la possibilità di dire che le richieste di consenso della nostra web part funzionano solo per la nostra web part, quindi riproviamo delle web parti in maniera isolata. Poi arrivano le full page apps. Cosa sono? Sono le vecchie application pages che avevamo su SharePoint on-premise, quindi la possibilità di fare una personalizzazione a SharePoint Online e metterla in una pagina che in realtà l'utente finale non può modificare. Quindi una cosa molto, anche se ha permessi di full control, quindi di amministratore. E questa è una cosa molto molto utile quando si implementano applicazioni su SharePoint. Per farlo dopo vi faccio vedere, però è molto semplice. Fondamentalmente si sviluppa sempre una web part, la si mette in una pagina e poi con un comando PowerShell che usa il client object model, eccetera. È possibile dire che quella pagina diventa un'application page, una full page app. Poi è arrivata la possibilità, sempre tramite SharePoint Framework, di sottoscriversi alle modifiche che avvengono a list e document library. Arriva poi la possibilità di integrazione delle applicazioni implementate con SharePoint Framework, quindi delle web part implementate con SharePoint Framework. Direttamente, quindi che diventano disponibili all'interno di Microsoft Teams e viceversa, cioè se qualcuno di voi ha già implementato un'applicazione Microsoft Teams deve sapere che l'applicazione può essere vista all'interno di SharePoint Online tramite una provider hosted app o meglio un provider hosted add-in. Ok? Queste sono le funzionalità in developer preview. Per quanto riguarda la general availability, vi ho parlato del supporto a SharePoint 2019, ma non nel dettaglio dei dynamic data perché vi volevo far vedere un esempio. In generale, i dynamic data sono è la funzionalità che c'è dalla notte dei tempi su SharePoint on-premise, cioè quella delle web part connesse. Quindi io posso avere una web part che mi fa da fonte di dati per le altre web part che si connettono a questa prima web part e usano i dati che vengono esposti da questa web part. Ok? Diciamo che rispetto alle web part connesse con cui abbiamo avuto a che fare su SharePoint on-premise, i Dynamic Data ci permettono di sfruttare queste connessioni in una maniera un po' più moderna, quindi senza refresh della pagina, passandoci tutte le informazioni client side, e risolvono un po' anche il problema che abbiamo avuto finora sullo sviluppo di personalizzazioni SharePoint Framework, cioè il fatto appunto di scambiarsi i dati all'interno della pagina. Fondamentalmente adesso la soluzione era quella di tenere una variabile globale in JavaScript, però diciamo è in maniera molto, non so come dire, dirty, un po' sporca. Invece così abbiamo la possibilità di farlo con un framework che ci supporta. Vi faccio vedere un esempio. Allora, dunque, questo è un esempio che è disponibile all'interno degli esempi di Microsoft, quindi è disponibile direttamente nel sito delle release notes di SharePoint Framework 1.7. Fondamentalmente è molto semplice, vi faccio vedere il funzionamento finale. Permette di avere una web part con una lista di eventi e poi che quindi fa da fonte di dati, e due web part aggiuntive che ci permettono di specificare, di vedere quindi il dettaglio dell'evento e
la mappa in cui questo evento si svolgerà. Ecco qui la web part con gli eventi, poi c'è qui la web part, eccola qui, c'è qui la web part dei dettagli dell'evento e poi qui sotto ci possiamo mettere quella della mappa. Non ho la chiave, adesso poi la recupero. Bene, cosa si può fare? Vi faccio vedere proprio l'esperienza lato utente. Si può connettere quindi una web part con una web part che quindi fa da con la web part che fa da fonte dati, in questo caso la nostra events, infatti è l'unica che mi appare assieme a delle informazioni di contesto. Questo comunque può essere molto utile per recuperare informazioni prese dal contesto del sito corrente. In questo caso io scelgo la mia proprietà events e la mia web part events e poi scelgo quali delle proprietà che la web part events mi espone io voglio visualizzare all'interno, cioè voglio utilizzare all'interno della mia seconda web part. In questo caso io voglio l'evento selezionato. Cosa succede? Che quindi una volta che ho fatto questo collegamento, vedete già l'interfaccia di questa pagina è cambiata. Appena seleziono un elemento, lui mi aggiorna il contenuto della web part. E lo stesso vale per questo, dove c'è una modalità diversa per la connessione. Adesso vi spiego. Fondamentalmente qui c'è sia la possibilità di mettere manualmente l'indirizzo e la città da visualizzare nella mappa di Bing. Adesso ci vuole dunque ci vuole la chiave, adesso la recupero subito mi sono dimenticato di metterla, eccola qua. Oppure la seconda modalità è quella di connettere a una fonte di dati, quindi sì, in questo caso io do una configurazione alla mia web part che mi permette o di inserire i dati manualmente oppure di connettermi a una fonte di dati. Ok? In questo caso la modalità è sempre la stessa, scelgo la web part che ha la fonte di dati, in questo caso scelgo la proprietà location che poi avrà due sottoproprietà che è l'address e la città. Questo per fare in modo che quando si seleziona un evento, adesso non ho selezionato nulla, o comunque lui non aveva preso la mia selezione, però quando si seleziona un evento, vedo sotto il punto della mappa di Bing legato alla location in cui avviene questo evento. Ecco qua che la mappa è cambiata. Benissimo. Vi faccio vedere il codice. Allora, partiamo dalla nostra web part che funge da fonte dati. La cosa più importante che bisogna ricordarsi è quella di implementare una specifica interfaccia, che è la AI Dynamic Data Collables. Questa interfaccia ci obbliga a implementare una proprietà, scusa, un metodo che ci ritorna la lista delle proprietà dinamiche che la nostra web part espone verso le altre web part. In questo caso, come vedete, io vedo la proprietà evento e la proprietà location, e queste sono proprio le due proprietà che mi appaiono poi anche nell'area di configurazione. E proprietà che poi sono legate a un valore vero e proprio della mia web part. Vedo dalla chat una domanda dove sono pubblicati gli esempi. Sì, questi sono gli esempi ufficiali. Se andiamo proprio nella pagina di release notes della versione 1.7 di SharePoint Framework, vediamo insomma, la parte relativa ai dynamic data, e qui c'è proprio l'esempio. L'esempio ci porta a un GitHub che è proprio quello ufficiale di SharePoint Framework, dove ci sono tutti gli esempi che potete scaricare e provare in locale. Ed è esattamente la stessa web e la stessa soluzione che stiamo vedendo adesso. Vedete events, c'è qui la nostra web part, events web part. Ok, eccola qua. Bene,
Benissimo, poi c'è un secondo metodo che dobbiamo assolutamente implementare, che è il get property value. Questo get property value fa in modo, diciamo, viene richiamato ogni volta che una web part, diciamo, che consuma i dati della fonte, ha bisogno del valore. Come parametro abbiamo l'ID della proprietà, in questo caso è stato fatto uno switch per gestire le due proprietà, e nel caso dell'evento viene passato proprio un oggetto che contiene tutte le informazioni sull'evento, però selezionato, e nel caso invece della location, sull'evento selezionato viene fatto, vedete, inline un oggetto JSON che contiene due proprietà, adresse e siti, che vengono prese sempre dall'evento selezionato. Ok? Molto semplice. Come faccio a passare le informazioni alle altre web part? Non devo fare nulla di che, perché fondamentalmente questo framework si basa sul pattern, quello di notifiche e di sottoscrittori, quindi la web part che funge da fonte dati in un evento come questo tipo, che è l'evento di selezione, cioè viene modificata la selezione dell'evento corrente su una lista, praticamente non fa altro che, vabbè, mettere in una variabile interna l'evento selezionato e poi notificare tutti gli altri, quindi tutti i sottoscrittori vengono notificati del fatto che le due proprietà sono cambiate. Cosa succede poi? Che i sottoscrittori chiamano il metodo getPropertyValue e si recuperano il valore della proprietà selezionata. Ok? È molto molto semplice. Quindi noi definiamo quali sono le proprietà che vogliamo condividere con l'esterno nella web part fonte in questo modo, col getPropertyDefinition, e definiamo quali sono i valori. Quindi quando un sottoscrittore, una web part che si è sottoscritta e quindi si è connessa alla nostra web part fonte, diciamo, quando ha bisogno di queste proprietà, noi gli diciamo da dove andare a prendere questi valori. E infine dobbiamo noi, in base a, non so, a quello che succede nella web part, degli eventi, a dei click, a non so cosa, dobbiamo notificare tutti i sottoscrittori con queste chiamate. Si chiama proprio un metodo che è di una classe, che è legata ai dynamic data, che è proprio del contesto corrente, ok? Quindi si possono connettere web part ovviamente all'interno della stessa pagina, non all'interno di pagine diverse. Guardiamo invece la web part che consuma. La web part che consuma non deve implementare nulla se non, vedete, la base client side web part. Non ci sono cose da implementare. La cosa che è utile implementare, vabbè, a parte la, diciamo, cosa fare dell'oggetto che recuperiamo, quindi in questo caso l'oggetto che recuperiamo è l'evento corrente, e noi dobbiamo renderizzare questo evento corrente. E quello che dobbiamo fare è definire quali sono diciamo, le proprietà della mia classe sottoscrittrice che io devo recuperare dinamicamente da una classe fonte, da una web part che mi fa da fonte dato, e lo faccio con questo, sempre properties metadata, e qui gli dico che voglio event e dico che questo event sarà un oggetto. E poi mi devo preoccupare di configurare il pannello di configurazione, quindi al posto di usare i classici fieldset che ci sono di default oppure fieldset personalizzati, si usano questi property pane dynamic fieldset, che servono appunto per la scelta della web part fonte dati. Ok? È molto molto semplice. La cosa molto importante che dovete ricordarvi è questa, che
Vedete, nel caso in cui io posso ritornare a questo, diciamo, alla necessità di ricevere il valore della proprietà event da parte di un sottoscrittore, io posso ritornare un qualsiasi tipo di oggetto, no? Quindi anche oggetti complessi, oggetti che hanno poi un grafo, insomma, più complicato. E la cosa molto importante che ci dobbiamo ricordare è che questi oggetti, in fase di passaggio dei dati da una web part all'altra, vengono appiattiti. Quindi, per esempio, se io passo un oggetto di questo tipo, tutto ok. Se passo un oggetto che invece è un po' più complicato, quindi organizer che ha un'email e un name, lo SharePoint Framework lo appiattisce in questo modo. Ok? Quindi l'oggetto che mi ritornerà non sarà un oggetto che mi permette di fare oggetto.organizer.email, ma sarà un oggetto che avrà oggetto e questo qui lo posso richiamare facendo, ve lo scrivo al volo giusto per farvi capire, oggetto, ok, così recupero il valore di questa proprietà che nel passaggio dei dati tra le due parti viene appiattito. Ok? Bene, questo è molto molto importante, infatti nella documentazione proprio c'è scritto importante, quindi vuol dire che è importante fondamentalmente. Questo è quanto. Vi volevo poi far vedere invece la web part, quella degli eventi, perché, della mappa, scusate, della mappa, perché anche questa è molto carina. Fondamentalmente, vedete, c'è l'utilizzo del primary group e del secondary group. Fondamentalmente questo vi permette di avere sia delle proprietà che vengono inserite manualmente, vedete qui c'è l'utilizzo del property pane text field, cioè il campo di default che si usa per inserire un valore testuale nelle proprietà della nostra web part. Invece qui nel secondary group sono presenti invece i field set, quelli dinamici, che quindi ci permettono di fare il collegamento con una web part fonte. Ok? E diciamo che questo qui è l'esempio, dov'è? L'esempio classico, no? Seleziono una roba da una lista e qui vedo il dettaglio, no? Il classico master detail che comunque in effetti su SharePoint è sempre un po' mancato. In realtà questo, diciamo, ci apre tanti scenari. Il primo tra tutti è quello di avere, insomma, che è una necessità che si ha molto spesso, cioè di avere più web part che hanno la necessità di chiamare lo stesso servizio e poi utilizzare poi i dati che tornano in servizio per fare altre cose. In questo caso si può fare una web part che fa la chiamata, quando la chiamata è finita, la web part notifica tutti i sottoscrittori di aver completato la sua chiamata HTTP. Okay. Così, diciamo, ho un risparmio del numero di chiamate che la pagina fa. È vero che sono tutte chiamate client-side, quindi diciamo, all'utente glielo possiamo nascondere in qualche modo, però ovviamente è meglio fare meno chiamate possibili e dare il dato più velocemente all'utente finale. Ok? Questa è una modalità. Vi volevo poi far vedere per quanto riguarda gli application page, quindi le full page app. Vi volevo far vedere, ecco qua, come si implementa, come si fa una full page app. Fondamentalmente è molto semplice. Come vi dicevo, basta creare una nuova pagina, ve lo scrive proprio la documentazione, basta metterci la web part dentro e poi basta lanciare il codice. In questo caso lui lo fa sia JavaScript sia con SuperPMP e con poche righe di codice noi diciamo, abbiamo la possibilità di fare in modo che la nostra pagina modern diventi una pagina, un application page, quindi non modificabile da parte dell'utente finale. Quello che cambia, quindi sia che voi lo fate con una chiamata alle REST API, vedi come fa qua, lui fa una chiamata alle REST API fondamentalmente, sia che lo fate con PMP PowerShell, sia che lo fate con col client-side object model, insomma, come volete.
La cosa più importante è che nell'elemento, quindi nella pagina, il file.spx, ecco qui viene recuperato con una query KEMON, bisogna cambiargli il page layout type, una proprietà interna che identifica page layout, e questo è il valore da specificare per fare in modo che la nostra pagina diventi una application page. Giustamente qualcuno dice: peccato in effetti che ad ora si può avere una sola web part per application page. Comunque anche qui, come al solito, tramite user voice, si può andare a dire la propria, o anche no, soprattutto tramite GitHub, si può dire la propria, da più voci, se si raccolgono più voci, non è detto che non ci aiutino a modificare questa cosa. Benissimo, e questo è quanto per le novità della 1.7. Se avete qualche domanda, diciamo un buon momento per farle. Altrimenti io ho qualche altra slide, intanto che attendo se ci sono domande. Ho messo insieme un po' degli eventi di cui sono a conoscenza legati al nostro mondo, quindi al mondo di SharePoint, Office 365, Azure, eccetera. E innanzitutto il 28 di questo mese c'è Fabio che ci tiene una fantastica sessione su SharePoint Framework a Verona per un user group locale, di cui non mi ricordo il nome, ma se Fabio, visto che è entrato, se Fabio mi aiuta, poi ve lo dico. Poi ci sarà CloudGen, esatto, CloudGen, uno user group locale. L'11 aprile ci sarà invece a Milano il Be Connected Day, che è un evento legato alla parte di comunicazione, fonia, comunque intorno a Teams, ecco, giusto per capirci. E è molto incentrato sì sulla parte di fonia, però insomma ci sarà anche molto per quanto riguarda la collaboration, anche qualche parte di personalizzazione del prodotto. E questo sarà a Milano nella sede di Microsoft. Sempre nella sede di Microsoft a fine aprile c'è il 27 il Global Azure Bootcamp, è un evento mondiale, quindi tutti i giorni, tutti in tutto il mondo, in quel giorno le persone si riuniscono per fare il bootcamp su Azure, sulle tematiche insomma relative all'utilizzo di Azure e allo sviluppo di Azure. Benissimo, per le prossime call sicuramente Emanuele e Fabio faranno le loro proposte. Vi esorto, c'è sempre il sondaggio in alto nella pagina, vi esorto a proporre nuovi argomenti oppure votare gli argomenti a cui siete interessati, perché è comunque insomma più diciamo. Più argomenti differenti vediamo, e più secondo me questa iniziativa che stiamo seguendo ha senso, altrimenti perde un po' il senso, ecco. Perché se stiamo qui a cantarcela tra di noi, lo possiamo fare anche davanti al bar, davanti a una birra, ecco, giusto per capirci. E ho lasciato il Waiting for Giorgio nella speranza che lui ci contatti per discutere di questa occasione di analisi che ha avuto per lavoro. Era un argomento molto interessante in tema di dimensionamento di SharePoint, come dividere i vari siti, le varie document library per contenere tanti dati all'interno di SharePoint. Mi pare che era SharePoint on-premise, se non sbaglio, però non vorrei sbagliarmi. Io sono già 2 volte che lo richiamo, vediamo se ci chiama. Ecco, Emanuele aveva proposto column formatting come argomento per le prossime chiamate, che è molto 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 interessante. Mi pare che non c'è nel sondaggio. Andiamo subito a vedere, perché mi pare proprio che non c'è. Allora, dunque, era in alto, però nelle comunicazioni, eccolo Posso qua. anche Esatto, parlare per un attimo, ci penso. Così sì. scrive. Sa che non c'era, Allora, lo aggiungo. perché sa che non c'era.
devo fare a gennaio, poi ho avuto un problema d'atleta, ma ho dovuto rimandare. Lo Però se voto, dai. interessa, tanto io sono sempre, lo sto usando, quindi ho qualche demo decente perché posso utilizzare quelle che faccio al lavoro, quindi eventualmente si può vedere, insomma. Sì, secondo me è un argomento che è molto interessante quello lì, perché adesso hanno, Dato insomma. solo, anche se il nome è un po' fuorviante, perché con un formatting uno pensa solo, sì, aspetta a scrivere, Fatta scritta, in figura. realtà, Aspetta, non si può più togliere. cosa? Si può più togliere. Sa che forse non te lo fa modificare, Allora lo cancella. non è solo per le colonne, come dicevo, anche se il nome è abbastanza fuorviante, ti fa cambiare l'aspetto di una lista intera, no? Anche la roba ti fa cambiare, quindi è potente perché ti fa cambiare completamente l'aspetto di una griglia, te la puoi mettere invece di una griglia, puoi farti una sorta di news, anche un giornale, ho fatto una specie di mercatino, no? Ho fatto visualizzare le schede come se fossero, però vedete, su tre schede, su tre colonne. E ogni linea ha tre colonne, capito? Quindi può farti tutti questi giochini qua, può farti interessante, Sì, non solo per le colonne, so, per mettere il task in verde quando è completed, per capirsi, ma anche per modificare proprio l'aspetto di intera, proprio stravolgerlo. che era un po' quello che si poteva fare col JS Link su on-prem prima, no? Sulla classe, anche sulla classe UI. Sì, esatto, è un po' la stessa cosa, hanno cambiato completamente l'approccio. Hanno cambiato, c'è il progetto da modificare, che a me è una cosa che magari mi piace un po' meno questa, da modificare, invece di modificare l'HTML direttamente e agire su HTML, c'hai un JSON, no? Cioè, una volta che capisci come funziona, in realtà è abbastanza semplice, poi hanno fatto una web app, hanno fatto che ti fa una specie di anteprima, quindi l'ha fatta uno di PHP, ovviamente, Tiscent, quello che c'ha l'immagine con il ritorno futuro, per Sì. capirsi, il vestito del ritorno futuro. E Sì. usi l'accesso diretto alla lista, sì, è come ricordi Gianluca, tu hai mai usato JS Link, no? E hai accesso direttamente, esatto, è la stessa roba praticamente, hai accesso direttamente alla lista perché devi fare una chiamata a un servizio, hai anche l'utente può farselo alla fine, no? Perché è la view e ti modifichi la view, ti modifichi, quindi sì, però deve averci la pagina. Deve averci, cioè scusa, nella pagina deve essere presente la lista, assolutamente, sì. Però è bellino perché per esempio quel template lì che usi può replicare su tutte le liste che vuoi del sito. Sì. Una specie di. Ha aggiunto questa specie di pagina prima che ti permette di fare, diciamo, deploy, non so come chiamarlo, questo della formattazione su altre liste direttamente, no? Allora, non sono né un amante né uno schifatore di questa cosa, quindi, che non è male, non è male. Bene, dai, direi che secondo me questo è un ottimo argomento per le prossime chiamate. E poi ovviamente noi cerchiamo, diciamo, di rendere la cosa più interattiva possibile, perché se no ve lo dico che tra un po' smettiamo di fare queste chiamate, perché se, nel senso, cioè, non ha tanto senso che facciamo le grandi chiacchierate su qualche argomento che ci interessa senza mai scaturire una discussione, che alla fine la discussione è quella che ci porta più informazioni rispetto a quelle che magari uno già ha, no? E infatti, ecco, ho preparato la slide apposta, se riesco a capire come ritornare in questo schermo, eccolo qua. Ben ci vengo. Che vuoi, sai che non lavoro, infatti per quello che guardo queste cose che mi piacciono, no? Non lavorando devo occupare il tempo e guardo queste cose che non usa nessuno. Esatto. Comunque, io ho preparato la slide per questa grande iniziativa che porta un amico dentro il gruppo Office 365 sviluppatori e trova un, poi ci vediamo qualcosa, vedremo, insomma, non pensate male, però cercheremo di trovare qualcosa, anche perché, cioè, nel senso, siamo arrivati a dunque, dov'è? Qui. Ecco qui, 194 membri. E non è possibile che siamo in così pochi, cioè è impensabile che siamo così pochi.
Quindi bisogna fare un po' spargere la voce. Stiamo pensando, insomma, di capire se riusciamo a se forse è il caso di andare anche su qualche altro canale, quindi sempre utilizzare Facebook come base, boh, e poi insomma far passare la voce su altri canali. Vediamo, insomma, vediamo in base alle forze, se qualcuno ci vuole aiutare, ben venga. Però ecco, la cosa più importante è cercare di spargere la voce, ok? Perché altrimenti, insomma, no, anzi, perché più siamo e più ci divertiamo, fondamentalmente. Sì, tra Ok. l'altro, cioè, Gianluca, sei a posto per condividere il lavoro che ha fatto la call? Volentieri, sembra questa la call, Gianluca. Cioè, nel senso, se vuoi. Non dobbiamo parlare solo noi, questo era l'intento della prima volta, questo, ti ricordi, però l'ha detto l'altra volta. Ah Appunto, sì, se certo. volete. No, perché io ve lo dico, io mi sono rotto le palle, cioè, nel senso, sì, cioè, se è una cosa in cui c'è partecipazione e riusciamo a, insomma, interagire tutti quanti, a scambiarci informazioni utili, che sono comunque utili a tutti, secondo me ha senso, almeno è Gianluca quello faccia che. vedere quello che ha fatto, no? Ci andare consigli, ma non consigli perché noi vogliamo insegnare a fare le cose, perché appunto scaturisce discussione, no? Un lavoro vero che uno fa vedere, scaturisce una discussione Esatto. sicuramente, una cosa così. Quindi Esatto. organizziamo, Gianluca, ci sentiamo, organizziamo perché sono interessante quello che hai detto, insomma. Esatto. Anch'io sono completamente d'accordo. C'era infatti nel sondaggio vediamo se riesco a portare il mouse, eccolo qua. C'era nel sondaggio le domande aperte, che tra l'altro era abbastanza votato. Potremmo organizzare, magari non subito, però tra un po', magari anche questo. Che secondo me, io vedo che lo SharePoint Framework è comunque l'argomento che interessa di più, in generale. Quindi, sì. Sì, possiamo assolutamente farlo. Ecco, l'importante è far girare la voce, assolutamente. Poi mi invento un regalo, non vi preoccupatevi, mi invento un regalo che non è la ragazza, ovviamente. Troviamo, scusa, contattiamo Beppe, tanto possiamo dire praticamente qualche nostro sponsor, nel senso qualche tipo Nintex, qualcuno di questi, giveaway su un call, te lo fanno fare, ti danno qualcosa, magari una cagata, una licenza, qualcosa, però cioè, fatti piacere. Sì, si può chiedere, sì. Ma se no ti presenti tu a casa della persona con un bel abbraccio pronto, no? Sì, anche, sì, oppure una notte con Fabio, insieme a Con Fa Franzini, che. esatto, con Fabio lo Stallone. Va bene, dai. Ecco, quindi sì, c'è il problema dell'orario. Infatti sì, diciamo che l'orario è un Tra po'. l'altro, posso dire qualcosa io? Perché io ho ricominciato a fare live su Twitch e oggi avevo 15 persone collegate alle 2, alle 5 quasi. Quindi, boh, l'orario non so se. È difficile, nel senso se è quello sbagliato. Ora su Twitch la gente ti tiene lì, ti tiene come sottofondo, ti guarda, ti scrive, magari è un Però po' c'è meno diverso, però c'avevo 15 persone. interazione, no? C'è meno interazione. C'è meno interazione, dico, interazione Guardate audio. adesso le statistiche, hanno chattato su 24 persone con No, dicevo questo o audio, come? audio. Audio, dicevo interazione audio. Ce l'hai? Perché è voluto, però sì, ha ragione anche Carlo Greco che dice è difficile interagire dall'ufficio, no? Se sentono che parli al PC ti chiedono che cazzo fai. Cazzo fa, esatto. E, sì, è una Sì. cosa un po', mentalità un po', ora non è che parlo all'estero, lo dico per quello, italiana, però lo dicevo anche prima, non stavo in Italia, italiana perché vuol dire ti stai facendo questa cosa perché ti interessa l'argomento, no? Quindi hai solo da imparare, non è che se lavori, tra virgolette, meno un'ora chiudi l'azienda, anzi, ovviamente impari qualcosa e recuperi quelli facendo una roba mezz'ora invece di 23 ore, perché l'hai imparata, no? Quindi, Esatto. però questa mentalità qua è difficile da cambiare, la capisco, Ma però mettiamo un se si fa sondaggio dopo, anche per cosa si fa? l'orario, Adesso dai. viaggio, per andare a casa, non vecchi. Alle 8 di sera la gente, ecco figli giustamente a casa o ha da fare a casa, quindi c'è sempre un orario sbagliato, non lo dovevi mai. In 5 anni che faccio
Vedi, sia live che online, ci è bastata una volta che abbiamo che azzecchi l'orario e il giorno giusto, perché lo fai sabato la gente giustamente si fa i cavoli suoi, lo fai durante la settimana, la gente va a lavorare, non gli danno permessi, è uguale, quindi Io direi di mettere a sondaggio anche questo, così poi ci tariamo nel tempo. ma chi se ne frega. Ma infatti. Va bene, dai. Benissimo, allora diciamo, teniamoci sempre come punto di riferimento il gruppo e metteremo presto questi due sondaggi, sia sull'orario sia sulla piattaforma, così vediamo se riusciamo ad allinearci, insomma, da correggere il tiro, ok? E va bene, io direi che ci possiamo salutare, cosa dite? C'è già una cosa, no, è vero Gianluca, questo è successo perché a volte però essendo pochi l'interazione è anche più difficile, no? Per esempio se ti ricordi quando abbiamo fatto l'Office Bootcamp a Milano, che c'eri anche te, ma è successo anche a Roma, che abbiamo cercato questa volta di fare non la classica sessione via, ma fare la sessione però con l'interazione, c'è stata l'interazione, no? Quindi vuol dire che la gente vuole magari interagire. Però anche noi vogliamo perché ci siamo, come ho detto anche me prima, tanto siamo registrati, chi se ne frega, siamo anche pronti in pari di fare sessioni e basta senza avere un feedback d'altra parte, no? Cioè, io sono 5 anni che lo faccio, più o meno, Peppe è più di me perché è più vecchio, più vecchio a livello di Sì, no, MVP. più vecchio dentro. E anche dentro. Però l'interazione sì, però è vero che va creata l'interazione, cioè dovete essere anche voi che ci sputate, ci entrate scivolata, fate qualcosa, però capisco dall'ufficio può essere un problema. Va bene, dai. Sono tutti punti aperti per migliorare nei prossimi periodi. Speriamo di fare anche un evento dal vivo prima o poi a Milano un'altra Sì, volta, magari. piano piano arriveremo anche quello, dai. Sì. Va bene, allora stop alla registrazione, grazie a tutti e se avete domande ci scriviamo sul gruppo. Grazie Ok? Beppe. Ciao, un bacione. Ciao.